Cara me del passato, mi presento subito dicendo che io sono la Tota del futuro e ho 23 anni. Ti mando questa lettera per rassicurarti, perché l'epidemia finirà. Tu, i tuoi genitori, tuo fratello, i tuoi parenti, tutti coloro a cui vuoi anche un minimo di bene stanno alla grande. Ti voglio subito dare un consiglio. Devi sempre pensare in positivo. Per esempio, se non puoi uscire di casa, vuol dire che passerai più tempo con i tuoi genitori. Se non ti piacciono le vide lezioni, pensa che però vedi i tuoi compagni. Sicuramente ti starai chiedendo molte cose. Come sta Camilla? Sei ancora sua amica? Ti rispondo dicendoti che sta benissimo. E sì, siamo ancora amiche. Pensa che ci siamo viste ieri sera e abbiamo persino preso un gelato insieme. Ti starei chiedendo come guidare e cosa guido. Io, come te ovviamente, volevo guidare il motorino. Ed ecco fatto. Oggi ho il mio motorino azzurro e per non farmi mancare niente ho anche la patente per la macchina. Ti avverto, è bellissimo guidare. Anche se io ci ho messo un po' a imparare, ma appena la prenderai sarà un'emozione unica. Certo, io ora ti sto dicendo tutte cose belle, ma ce ne sono anche di brutte, però non te le posso spoilerare tutto, altrimenti poi la tua vita ti sembrerà noiosa. Lo scoprirai soltanto vivendo. Baci, la Tota del futuro.